Bene, grazie, buon pomeriggio. È sempre un piacere avere occasioni per riflettere assieme sulla grande trasformazione che stiamo vivendo e sulle trasformazioni che interessano poi contesti così importanti e rilevanti come la città di Milano. E quindi io quello che cercherò di fare è, in base un po' alle mie ricerche, alle mie riflessioni, di darvi un po' di indicazioni, di stimoli che consentono poi di agevolare la parte più interessante, quella delle domande e del confronto su questi temi. Lo faccio con l'ausilio di numeri, di slide, con un po' di concetti e dati. Quindi io di formazione sono un statistico, demografo, poi con molto piacere interagisce con varie discipline, quindi la sociologia, l'economia, senz'altro anche la storia, e quindi la demografia di per sé, comunque di base, è interdisciplinare, quindi confronta spesso, insomma, con riflessioni comuni che vengono e con ottiche diverse da varie discipline. Quello che cercherò di fare è quello di aggiungere forse due elementi rispetto a quello che avete visto finora. Sicuramente ha come tratti caratterizzanti l'aspetto appunto della città di Milano e l'aspetto storico. L'elemento quindi che penso di aggiungere sicuramente in modo specifico è quello della demografia. La demografia, non so quanto siete familiari con i temi della demografia, ma ha un aspetto particolarmente interessante che io penso sia quello più importante, quello che a me affascina di più della demografia, è di affrontare i temi del presente dove essendo costretta comunque ad alzare lo sguardo rispetto al presente, rispetto al contingente, e quindi a capire le trasformazioni in atto, cioè quello che sta succedendo, quello che ci sta accadendo, cercando leggerne i cambiamenti di lungo periodo, di medio e lungo periodo, e quindi le cause, le determinanti del passato che stanno alla base delle grandi trasformazioni in corso, e uno sguardo verso il futuro per capirne le implicazioni. Provate a pensare anche semplicemente al grande fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Non si può capire l'invecchiamento della popolazione se non si torna indietro nel tempo a capire quali sono i cambiamenti, le trasformazioni che hanno portato a questi mutamenti demografici, sociali, ma con impatto e implicazioni anche economiche sulla vita quotidiana e con quello poi che implicano anche in termini di quale sarà il nostro percorso futuro, come condizionano anche i percorsi di sviluppo, di welfare dei prossimi anni, dei prossimi decenni. Quindi la demografia è costretta ed ha quindi questa chiave di lettura di non basarsi sul contingente, ma dover comunque ampliare l'ottica di osservazione risalendo al passato e poi lanciando lo sguardo anche in avanti. L'altro elemento che penso che è un po' caratterizzante di quello che vedremo esplicitamente, lo è la lettura del cambiamento attraverso le generazioni. Quindi usare la prospettiva generazionale per andare a capire quali sono le trasformazioni in corso e come poi ogni generazione ha interpretato e ha agito nel produrre queste trasformazioni. E per partire fare una citazione, adesso io sono costretto a, non ho qui davanti la visione di quello che vi sto proiettando, soffrirò sicuramente alla fine di un po' di torcicollo e dovrò guardare e leggere delle slide. Partirei da una citazione di Italo Calvino che secondo me è molto illuminante di come il ricambio generazionale, la lettura generazionale aiuti a capire le trasformazioni in atto e sia proprio un punto nodale di lettura della realtà nella sua evoluzione. E questo passo è tratto dalle Città Invisibili, dice: la popolazione di Melania si rinnova, i dialoganti muoiono a uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo, chi in una parte, chi nell'altra. Quando qualcuno cambia di parte o abbandona la piazza per sempre o rifà il suo primo ingresso, si producono cambiamenti a catena finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo.
Chi si affaccia alla piazza nei momenti successivi sente che, dato in atto, il dialogo cambia, anche se le vite degli abitanti di Milano sono troppo brevi per accorgersene. Quindi c'è il cambiamento, c'è il dialogo, c'è qualcosa comunque che evolve, è la storia sostanzialmente, ciò che si sviluppa nel tempo, e poi ci sono quelli che sono protagonisti di questa storia, quelli che la interpretano e che sono appunto le persone, i dialoganti, e che però non sono esseri immortali, non sono soggetti che rimangono in maniera indefinita al centro della scena. Entrano ed escono, e c'è un continuo rinnovo quindi al centro della scena, sul palcoscenico, e con questo rinnovo, che non è solo quindi di entrata ed uscita di persone, c'è anche un dialogo che evolve, c'è anche qualcosa di qualitativo che cambia, c'è un linguaggio che si sviluppa, e c'è quindi sono modalità nuove di raccontare le cose in modo diverso. Ecco, questo è il cambio generazionale, cioè la capacità di vedere e raccontare poi e interpretare la realtà in modo diverso generazione dopo generazione. Quindi non c'è un mondo che rimane sempre uguale a se stesso e ogni generazione si confronta con questa realtà, ma c'è un mondo che cambia attraverso ogni generazione che reinterpreta la realtà che vive e trasmette quindi questo cambiamento alle generazioni successive. Quindi l'idea è che di fatto la demografia, di fatto il cambiamento, la demografia ce l'ha in maniera intrinseca. Non siamo esseri immortali, non siamo un numero di persone sempre uguale a se stesso che rimane in maniera indefinita a vivere su questo pianeta. C'è un'evoluzione continua, c'è un'entrata in scena e un'uscita continua in scena dalla scena, e c'è questo sguardo sempre nuovo e sempre diverso che ogni generazione porta. E se non ci fosse questa ambizione di ogni generazione di dire qualcosa di diverso e di osare qualcosa in più rispetto alle generazioni precedenti, noi vivremo ancora nelle caverne. Se noi viviamo nelle caverne, vuol dire che ogni generazione ha guardato a quelli che erano i vincoli delle generazioni precedenti, se le ha poste come sfida e ha cercato comunque di superarle e di andare oltre. Quindi questa è l'idea di un cambiamento, una trasformazione che viene letta attraverso l'interpretazione che ogni generazione dà al proprio ruolo nel mondo. Quindi il concetto di generazione come non un concetto solo demografico, ovviamente in parte lo è, ma qualcosa che si inserisce nel contesto storico e interpreta il proprio tempo e dà un'impronta che lascia poi nella storia e diventa un testimone che passa alle generazioni successive e che consente poi di far evolvere il dialogo, come appunto è nella metafora di Italo Calvino. Quindi ogni generazione interpreta in maniera diversa le proprie sfide, vive un tempo diverso da quelle generazioni, dalle generazioni precedenti, si confronta con un contesto di vincoli e opportunità diverso dalla generazione precedente e dà quindi risposte diverse dalle generazioni precedenti, e quindi fa cose diverse, le interpreta in maniera diversa, è diversa. Questo vuol dire che anche quando noi guardiamo al ruolo dei giovani nella società, questo è un po' anche una delle mie ottiche di visione del cambiamento della realtà anche attuale, dobbiamo sempre avere presente, in termini sia concettuali, sia interpretativi, sia di lettura che anche di policy, che i giovani non sono sempre uguali in ogni epoca storica, sono diversi perché appartengono a generazioni diverse e quindi interpretano il ruolo della propria generazione, formano l'identità della propria generazione in maniera diversa da quelle precedenti, e quindi se noi non capiamo questa nuova identità che una generazione forma nell'età della giovinezza, non capiamo nulla del cambiamento come è veramente interpretato dalle nuove generazioni. Ovviamente io non potrò entrare troppo nei dettagli, però ecco, questa ottica generazionale è importante capire anche da dov'è che nasce dal punto di vista demografico e sociologico. Nasce con la lettura del cambiamento delle generazioni nate alla fine dell'Ottocento, quindi nel grande passaggio verso il mondo che conosciamo adesso. Il mondo è il cambiamento prodotto dalla transizione demografica, dalla rivoluzione industriale, dall'entrata nel mondo borghese e nel passaggio da un mondo che era
abbastanza sì stabile e statico a una realtà che comincia a essere in continuo cambiamento. E da quel momento ogni generazione è costretta a reinventarsi rispetto alle generazioni precedenti. È difficile adesso in poco tempo toccare questo concetto che però per me è centrale ed è cruciale, però lo faccio declinandolo su un aspetto demografico. Voi sapete quant'era l'età media, cioè quanto era la durata media di vita nel momento in cui c'è stata l'Unità d'Italia? Quanto si viveva in media? La durata media di vita, la longevità, la speranza di vita alla nascita era pari a 1861? Era attorno ai 32-33. Ma non perché ci fosse un momento particolarmente depresso, problematico, eccetera, perché per tutta la storia dell'umanità è stata, diciamo dopo il Neolitico, si è assestata attorno a quel valore lì, come conseguenza della grande mortalità infantile, ma degli altri rischi di morte in tutte le fasi della vita, che rimanevano comunque elevati. Quindi è vero che molti arrivavano anche a 40, 50, 60 anni, ma i rischi erano elevatissimi comunque a tutte le età. Bene, poi da lì inizia un grande cambiamento, perché adesso quant'è la durata media di vita per i maschi sopra gli 80 anni, per le donne sopra gli 85 anni in Italia. Che vuol dire che a un certo punto, dopo millenni in cui le cose sono rimaste più o meno costanti, i grandi parametri demografici, ma non solo quelli, sono rimasti più o meno costanti, è iniziato un cambiamento che ha innescato un cambiamento continuo, senza che ci sia stata nessuna transizione verso un nuovo equilibrio. Quindi è stata una discontinuità che si è prodotta nella storia, che non ha portato un passaggio da un vecchio equilibrio a un nuovo equilibrio come è stato con la rivoluzione del Neolitico, ma ha portato una transizione da un vecchio equilibrio, da un equilibrio precedente, a un cambiamento continuo che non ha più poi avuto un punto d'arrivo definito. E questo sulla longevità lo si vede in maniera molto chiara, cioè non c'è un punto d'arrivo. Si pensava di poter arrivare a un punto d'arrivo, a avere comunque un riferimento attorno al quale poi si doveva convergere, che invece non si è mai almeno fino alla realizzazione. Bene, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel passato, quando un bambino guardava il volto del nonno, nei secoli, quindi dal Neolitico fino al 1700-1800, quando guardava in faccia il nonno vedeva esattamente come sarebbe stato lui stesso la sua età. Perché ogni generazione si trovava davanti alle stesse condizioni delle generazioni precedenti, dal punto di vista dei parametri di base sostanzialmente. Adesso non è più così. Adesso ogni generazione aggiunge 7-8 anni rispetto alla generazione dei propri genitori e quindi 14-15 anni rispetto alla generazione dei propri nonni. Quindi quando un bambino guarda il volto del nonno che ha 60 anni, non vede come sarà lui a 60 anni, ma vede come sarà lui a 75 anni. Okay. E questo continua a cambiare, continua ad essere vero, non ha prodotto una stabilizzazione, un nuovo equilibrio verso cui ci si è fermati e stabilizzati. Quindi questo fa sì che a un certo momento c'è stata una generazione che ha dovuto interpretare questo cambiamento e questo passaggio epocale, che non è stato però un arrivo, una condizione diversa, ma è stato un continuo cambiamento che di generazione in generazione si è continuamente alimentato. Cioè i miglioramenti o i cambiamenti prodotti da ogni generazione sono stati il punto di partenza di nuovi cambiamenti, di nuove trasformazioni prodotti dalle generazioni successive, con un processo che si è alimentato continuamente da generazione a generazione. Se non ci mettiamo in quest'ottica di lettura delle trasformazioni del cambiamento, non capiamo quello che veramente sta succedendo e le sfide che abbiamo di fronte e quello che sono poi le implicazioni che pongono. Quindi c'è una generazione a partire dalla quale si è concentrati i primi studi che riguardano appunto come quella generazione ha interpretato il cambiamento, tra l'altro una generazione che si è inserita in un momento molto particolare da molti punti di vista e da lì questa ottica, questa prospettiva di lettura che è diventata sempre di più produttiva e di fecunda. Quello su cui noi ci concentriamo, perché dobbiamo comunque limitare la nostra riflessione, sono quattro generazioni, tre più una sostanzialmente. La prima, che è quella che qui non appare, possiamo chiamarla la generazione zero, perché è quella da cui
nasce l'Italia del secondo dopoguerra, quindi quella che mette in moto, rimette in moto l'Italia dopo la seconda guerra mondiale, dopo il fascismo, e la rimette in moto su nuove basi completamente diverse da quelle precedenti, creando quindi un punto di partenza di quella che sarà l'Italia repubblicana, cioè l'Italia che conosciamo. A cui segue la generazione del baby boom, a cui segue la generazione X e a cui segue poi la generazione dei millennials. E in qualche modo andremo velocemente a delineare alcuni aspetti salienti di questa generazione per poi arrivare, declinando il proprio col contesto dei millennials, per poi arrivare a chiudere sul concetto di cittadinanza, o comunque di una riflessione su questo. Bene, allora, la generazione zero è la generazione, diciamo, dei giovani del 43, cioè che è stata giovane in un momento particolare, cioè sono quelli che hanno avuto l'infanzia e l'adolescenza durante il fascismo, e quindi un momento molto particolare della loro socializzazione, della loro formazione, che sono stati poi vissuti la giovinezza durante la guerra e poi il periodo di ricostruzione, e l'età poi adulta costruita in un'Italia che stava crescendo, che quindi è conosciuto poi il boom economico e l'entrata nella condizione di benessere. Nel leggere i cambiamenti generazionali e nel leggere come ogni generazione interpreta il proprio ruolo, è importante mettere in relazione le aspettative che una generazione forma durante la fase della socializzazione, quindi soprattutto infanzia, adolescenza, eccetera, le condizioni che vive in quella fase lì, e quello come si immagina che sarà il proprio ruolo sociale, il proprio ruolo adulto futuro, e poi quello che effettivamente troverà quando farà il suo ingresso nella vita adulta. Quindi questa contrapposizione, questo scollamento, diventa fondamentale per leggere le caratteristiche di ciascuna generazione. Bene, questa è una generazione che sostanzialmente un po' si trova in condizioni molto diverse da quelle di chi è giovane adesso, cioè parte da aspettative molto basse, fascismo, cioè di carenza, di mancanza, manca la libertà, manca il cibo, è una generazione ancora che per larghi parte della popolazione soffre anche la fame, ovviamente tutto questo è inasprito anche dalla guerra, ovviamente non è la generazione che da piccola in età infantile cresce all'interno dell'abbondanza o comunque di condizioni di una della società dei consumi, e quindi nasce cioè parte una condizione di privazione. Addirittura poi si trova a scontrarsi con la guerra, si trova quindi a doversi mettere in gioco fortemente e prendere decisioni forti, rilevanti, come generazione, perché le generazioni precedenti sono completamente screditate con la storia precedente, e deve quindi rimettere in piedi un'Italia in ginocchio, riprendersela sulle spalle e farla partire. Quindi diventa una generazione cruciale per capire come l'Italia parte, con quali basi, con quali atteggiamenti. Ed è però una generazione anche con valori molto tradizionali, e quindi ha introiettato anche valori forti, valori dell'impegno, valori del rimboccarsi le maniche, valori del sacrificio e della responsabilità. È una generazione poi che è poco individualista, che è invece molto orientata all'azione collettiva, quindi a un produrre un cambiamento comune. E su questa generazione noi abbiamo fatto vari studi, qui ho anche un libro che si chiama proprio, che intitola Generazione del 43, la generazione zero dell'Italia del secondo dopoguerra, che racconta molte delle storie, tra l'altro di persone che hanno vissuto a Milano proprio quella fase lì, la fase quindi del fascismo, della guerra, della ricostruzione. E qui ho citato solo una delle frasi tratte da questa raccolta di interviste, di video interviste, che adesso comunque sono tutte disponibili anche online, e che penso che rappresenti bene questo concetto. Avevamo grandi speranze di un paese migliore, di un mondo migliore. Quindi è una generazione che ha molta fiducia nella possibilità di, con il proprio impegno, con il proprio senso di responsabilità, di mettere le basi, di costruire un mondo migliore rispetto a quello che avevano conosciuto nell'infanzia e nell'adolescenza, che è quello poi crollato
con la guerra e su cui poi avevano dato il proprio impegno della ricostruzione, facendo arrivare l'Italia al boom economico e quindi al successo, a tirare fuori l'Italia dalla condizione di deprivazione in cui loro avevano vissuto. Ed è la prima generazione, è l'ultima generazione a conoscere la fame come generazione, ed è la prima generazione a far crescere i figli invece in un contesto di abbondanza. Lì avete poi due immagini, insomma, che sono abbastanza evocative, ma non abbiamo tempo di soffermarci troppo. Una è il 25 aprile e l'altra è il film di De Sica e Zavattini, Miracolo a Milano, che penso sia molto, direi, simbolico quel film lì, perché è un film che combina il neorealismo e quindi il racconto delle difficoltà, della povertà, della anche miseria, con il finale in qualche modo che cerca di andare oltre, cerca di spiccare il volo verso qualcosa di diverso, qualcosa verso cui ci si possa sollevare da una realtà quindi che era stata di deprivazione, volando verso qualcosa invece che possa essere migliore, che possa essere molto più aperto. E non a caso questo volo spicca da Piazza Duomo, spicca con le scope degli spazzini per andare invece verso il centro. Tra l'altro questa immagine poi dei protagonisti che volano con le scope è l'immagine che è stata ripresa da Spielberg con E.T., quella famosa della bicicletta che vola verso il centro. Si apre quindi una fase particolarmente interessante, che è appunto quella del boom economico, del baby boom, di un clima tutto particolare, una parentesi molto interessante della storia del nostro paese, in cui domina un clima di ottimismo verso il futuro. Quindi non a caso ci si sposa tanto, non a caso si fanno tanti figli, non a caso si accelerano tutte le i passaggi di transizione alla vita adulta. Quindi se già in passato comunque i giovani diventavano adulti, quindi conquistavano, vivevano le tappe di transizione alla vita adulta in maniera molto più veloce che adesso, addirittura in quella fase lì sono ulteriormente accelerati, perché è anche un contesto di effervescenza sociale, culturale, di rilancio, in cui l'Italia crede in se stessa e ciascuno quindi mette del proprio nel costruire un percorso di miglioramento verso il futuro. È la fase in cui l'Italia fa il salto dalla società dell'economia agricola a quella industriale, dalla società contadina a quella dei consumi. Insomma, non sto qui a dirvi cose che voi conoscete molto meglio di me, e quindi vado ben oltre. È la fase poi di grandi emigrazioni, spostamenti migratori dal sud verso il nord. È una fase in cui la popolazione italiana cresce molto, è una fase in cui la deurbanizzazione, quindi le grandi città soprattutto, crescono e si espandono. È una fase di grande espansione dei consumi e delle condizioni di vita, delle opportunità, delle possibilità di lavoro. Non a caso ci si sposa presto, perché diventa facile comunque trovare lavoro nelle fabbriche, trovare lavoro anche in vari settori economici. Qui avete un altro film che può essere interessante citare, Il posto di Ermanno Olmi, che fa capire come Milano non fosse solo il punto di riferimento di altre regioni più svantaggiate, ma anche dei paesi, della provincia, di tutto quello che stava attorno a Milano, in qualche modo viene riassorbito per la grande capacità di propulsiva di questa città che diventa sempre più metropoli e che produce opportunità e si allarga come occasioni anche di lavoro. È una situazione in cui è molto facile trovare lavoro dipendente e anche in età giovane, e quindi sistemarsi. E quindi vedete, è una fase tra l'altro che diventa contrapposta poi a quello che vedremo invece più recentemente. Ci sono altri aspetti molto interessanti in quel periodo, cioè continua comunque ad esserci una netta distinzione di ruoli di genere all'interno della famiglia, anche se la famiglia passa da essere un'unità di produzione a un'unità di consumo. È comunque una famiglia ancora molto stabile, non c'è ancora l'instabilità coniugale che invece crescerà dagli anni 70 in poi. E qui la combinazione di aumento fiducia, aumento di opportunità di occupazione, prospettive crescenti, valori tradizionali familiari, fa sì che appunto tutto questo spinga verso l'aumento dal punto di vista demografico sia del formare le unioni sia appunto del formare famiglie con figli, ed è il momento del baby boom.
Qui avete i dati sull'evoluzione delle nascite e dei decessi a Milano e vedete appunto come la curva delle nascite, quella che vedete in blu, dopo il picco del 46 di recupero dopo la guerra, ritorna su livelli normali, ma a un certo punto inizia una fase di continua crescita, che è appunto quella che stavamo raccontando adesso, con un picco forte che poi viene raggiunto a metà degli anni 60. Tanto per darvi dei numeri, in quel periodo lì nascevano in Italia circa 1 milione di bambini, cioè praticamente il doppio di quelli che nascono adesso. Cioè adesso abbiamo una popolazione molto maggiore rispetto ad allora, ma produciamo la metà dei figli che si producevano allora. Questo vi fa capire l'enorme differenza rispetto alla demografia, alla effervescenza demografica prodotta a quel tempo rispetto alle condizioni attuali. Ovviamente, oltre all'effervescenza poi del baby boom, noi l'abbiamo visto sul contesto milanese, ci sono poi dei contesti, come quello appunto di Milano, la grande città, che attraggono comunque popolazione, e lì avete la curva dell'immigrazione, soprattutto dal sud verso Milano, e lì vedete di nuovo il picco è esattamente quasi sovrapposto al picco del baby boom, quindi c'è una forte convergenza, sia dal punto di vista del fattore naturale della crescita della popolazione, cioè le nascite, sia del fattore poi di attrattività sociale, di immigrazione. Quindi è una fase in cui la crescita è sostenuta fortemente sia da una natalità elevata sia da un'attrazione forte dall'esterno. Quindi non a caso c'è una corrispondenza fra boom economico e emergenza demografica che vede proprio le grandi città, soprattutto le grandi città del nord del centro. E qui vedete appunto l'esito in termini di evoluzione dei cittadini, come potremmo pensare in senso tradizionale, standard di popolazione di Milano, la crescita quindi in quel periodo e poi che poi successivamente si ferma e un po' si riduce, ma quel periodo lì è un periodo in cui appunto la popolazione cresce molto velocemente. Non entrerei troppo sui dettagli di questa fase, è una fase anche in cui questa condizione di benessere incide fortemente su chi è giovane in quella fase lì, cioè chi vive l'infanzia e l'adolescenza nel periodo di forte crescita di opportunità e di benessere introietta atteggiamenti e valori che sono molto diversi dalla generazione che abbiamo visto qui. Ed è la fase in cui crescono, si socializzano i baby boomers, cioè quelli che poi faranno il 68, che quindi vivono una condizione completamente diversa da quella dei propri genitori e quindi formano anche un linguaggio diverso, una modalità di lettura diversa dalla realtà, rispetto alla quale poi si crea una forte frattura e contrapposizione, perché ovviamente anche i valori, soprattutto i valori molto tradizionali della generazione precedente, diventano in contrapposizione sia alla realtà vissuta sia come viene interpretata della generazione del baby boom. Su questa discontinuità ci sono alcuni esempi eclatanti, no? Milano è anche il centro di questo confronto anche molto forte. Il caso della Zanzara del liceo Parini fa ben capire come ci sia un fortissimo scollamento fra chi è adolescente in quel periodo lì e la classe dirigente e i valori invece consolidati di cui hanno portato invece le generazioni successive che in quel momento invece guidavano il paese. Cioè, semplicemente l'idea che dei giovani minorenni potessero parlare di sessualità e di contraccezione era completamente impensabile. Tanto da portare addirittura a un processo, ad uno scandalo, semplicemente perché si era osato, le ragazze del liceo avevano osato parlare e raccontare come vivevano l'idea, semplicemente, della sessualità, della contraccezione, del controllo delle nascite, eccetera. Questo fa capire appunto la forte contrapposizione tra queste generazioni. E qui è importante che questa contrapposizione, cioè questo modo diverso di leggere la realtà, di interpretare il proprio ruolo sociale, ha poi dei cambiamenti nei comportamenti, cioè produce delle conseguenze nei comportamenti. Ed è appunto la rivoluzione contraccettiva, la rivoluzione sessuale, la rivoluzione in qualche modo, i cambiamenti culturali che stanno alla base dell'impatto che questa generazione dà, si leggono poi anche su come costruiscono le proprie vite, su alcuni grandi cambiamenti demografici.
Questo grafico secondo me è abbastanza interessante per vedere come inizia un cambiamento importante attraverso la lettura di alcuni comportamenti. Qui avete in blu è l'età mediana al primo rapporto sessuale maschile. Quella non cambia, rimane costante. Come rimane costante? Perché comunque la libertà di comportamento maschile non più di tanto valeva prima, vale dopo e rimane più o meno la stessa. Ci sono alcuni cambiamenti sul come viene vissuto il primo rapporto, sul con chi eccetera, successivamente più con le coetanee, precedentemente più invece con c'erano le case chiuse, c'erano comunque situazioni diverse, ma l'età del rapporto sessuale maschile rimane più o meno stabile. Vedete invece come cambia nel tempo l'età al primo rapporto sessuale femminile. E vedete come nel passato fosse molto sincronizzata con l'età al matrimonio. Quindi l'avere un rapporto sessuale, il primo rapporto sessuale e l'età al matrimonio e sposarsi erano due eventi molto sincronizzati per le donne. Che vuol dire che si poteva avere il primo rapporto sessuale o all'interno del matrimonio o comunque con quello che era il fidanzato con cui ci stava sostanzialmente per sposare. A un certo punto queste due curve divergono in maniera eclatante, e questo è un cambiamento che non c'era mai stato prima nella storia. E quindi provate a pensare dal punto di vista femminile, della generazione femminile, cosa vuol dire questo enorme cambiamento nella propria vita, nell'organizzare la propria vita, nel pensarsi. E vedete appunto la divaricazione con l'età di un rapporto sessuale che si stacca dalla convergenza, dalla sincronizzazione con l'età al matrimonio e va invece a convergere con l'età media maschile al primo rapporto sessuale, mentre l'età del matrimonio via via va ad alzarsi. Anche qui ci sarebbe molto da dire, ma non abbiamo il tempo. Qui inizia una fase, soprattutto da metà degli anni 70 in poi, di una grande trasformazione che è ancora in atto, che è soprattutto quella della posticipazione. La posticipazione delle fasi di transizione alla vita adulta. Cioè, mentre in passato, soprattutto dal punto di vista femminile, ma non solo, c'è una forte sincronizzazione tra tutte le tappe di transizione alla vita adulta, che erano tutte concentrate, cioè appena si trovava lavoro appena si sposava si iniziava ad avere figli e si usciva dalla casa dei genitori. Quindi trovare lavoro, uscire dalla casa dei genitori, sposarsi e avere figli erano praticamente tutti concentrati in una fase molto ristretta. A un certo punto tutto questo inizia a cambiare con la generazione dei baby boomers, che cominciano quindi a fare scelte diverse, ma attenzione, la generazione dei baby boomers era una generazione che non voleva posticipare, cioè voleva guadagnare l'autonomia dalla generazione dei propri genitori il prima possibile, perché comunque voleva vivere liberamente la propria vita, e si scontrava con la generazione precedente che era molto restrittiva, con valori molto tradizionali, quindi poteva anche essere molto rigida e molto opprimente, mentre la generazione che verrà dopo, soprattutto quella intermedia e quella dei figli dei baby boomers, vivono in un contesto completamente diverso, quindi opzioni che si ampliano, di benessere che si è ampliato, di conquiste di libertà ormai ottenute, e quindi inizia una fase in cui nella transizione alla vita adulta tutti gli eventi vengono posticipati in avanti, quindi viene guadagnato progressivamente tempo da spendere nella sperimentazione all'interno della giovinezza e l'età adulta viene progressivamente rinviata. La transizione alla vita adulta si compie e svolge all'interno di due dimensioni prevalenti, che è la dimensione dell'autonomia e la dimensione della responsabilità. Via via che si vivono le tappe di transizione alla vita adulta aumenta progressivamente l'autonomia e la responsabilità. Nelle tappe più avanzate, soprattutto quando si esce dalla casa dei genitori, ci si sposa e si hanno figli, ad aumentare più che l'autonomia è proprio la responsabilità. Bene. In Italia, soprattutto più che in altri paesi, ad essere rinviate sono proprio gli eventi di impegno e di responsabilità che vengono spostati progressivamente in avanti. E qui c'è un mix di aspetti sia culturali sia strutturali su cui sarebbe molto da dire, ma non riusciamo a dire molto. Però ecco che inizia una fase in cui la giovinezza si espande ed è la fase in cui si rimane per lungo a vivere con i genitori e tutte le fasi di impegno, di autonomia, ma anche di responsabilità vengono spostate in avanti, è una fase che si concentra soprattutto a partire
e viene vissuta soprattutto a partire dalla generazione successiva rispetto a quella dei baby boomers, che è quella della generazione X. E la generazione X è quella dei nati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, è la generazione sostanzialmente del disimpegno in qualche modo, è la generazione della Milano da bere, è la generazione molto individualista, molto orientata al successo personale, molto superficiale nei confronti anche di alcuni stili di vita o modalità comunque di interpretare il proprio ruolo, se volete, anche se qui c'è una precisazione comunque che andava fatta fin dall'inizio. Quando si dà il profilo di una generazione, è chiaro che le generazioni non sono tutte omogenee al proprio interno, c'è una forte eterogeneità negli atteggiamenti, nei comportamenti anche all'interno di una generazione, però esistono delle caratteristiche che differenziano una generazione con l'altra e che quindi sono invece tratti comuni, anche se poi non sono ovviamente totalizzanti. Questa è una generazione molto interessante perché sempre nel leggere il confronto fra le aspettative e poi la possibilità di realizzazione, questa è una generazione che parte dal pensare di poter ottenere tutto, quindi di poter vivere la giovinezza in maniera molto spensierata, che tanto c'erano i genitori che ti finanziavano, l'importante era comunque a un certo punto laurearsi, in qualsiasi modo si laureasse, perché poi comunque le cose sarebbero arrivate in maniera abbastanza scontata. Quindi è una generazione che è partita dall'idea di poter di un'Italia che negli anni Ottanta, insomma, poteva avere aspettative di consolidarsi come una delle grandi economie del mondo e quindi con opportunità che sarebbero continuate ad essere crescenti e di continua mobilità sociale che poteva essere ottenuta attraverso l'investimento nella propria formazione e che questo poi avrebbe riparato. E invece questo non è successo. Quindi questa è stata la generazione che si è confrontata con un atteggiamento di un certo tipo, con aspettative molto elevate, che poi si sono scontrate con la realtà dei fatti, che è stata invece molto più bassa, molto più meno generosa rispetto a quello che si poteva pensare. Questo l'ha fatta diventare la generazione della sindrome del ritardo, cioè quella che è la generazione che ha più posticipato, che ha portato alle estreme conseguenze la posticipazione, il rinvio, il non poter raggiungere obiettivi importanti e quindi provare a rinviare per riuscire poi via via comunque a raggiungere almeno qualcosa di rilevante. Quindi la generazione X è quella che ha posticipato maggiormente i tempi tradizionali della vita adulta. Lo ha fatto ancora di più rispetto ai coetanei di altri paesi europei, che invece hanno combinato una parte della posticipazione, soprattutto matrimoni e figli, invece con un cambiamento anche dei propri percorsi di formazione di coppia della famiglia. In altri paesi avanzati c'è stata proprio in quella generazione lì la combinazione tra posticipazione e partnership revolution. Questa partnership revolution, che è stata la base anche poi della diffusione della convivenza, quindi anche di modalità più flessibili nell'organizzazione della propria vita, nel vivere anche come singolo, nel non dover semplicemente fare il passaggio dall'uscita dalla casa dei genitori e sposarsi direttamente, ma uscire comunque precocemente dalla casa dei genitori, cioè non troppo tardi, come si fa attualmente adesso, se voi andate in Danimarca, se voi andate nei Paesi Bassi, 23-22 anni già si è autonomi dalla famiglia d'origine, ma non vuol dire che ci si sposa a 22-23 anni e che siano figli a 22-23 anni, cioè si apre comunque una finestra di sperimentazione dei propri percorsi di vita che comunque si produce all'interno di scelte di autonomia e di indipendenza. Questo invece non è avvenuto in Italia, è avvenuto molto meno, e anziché esserci stata in quella generazione questa partnership revolution, c'è stata più una posticipazione, un rinvio continuo delle scelte. E questo lo si vede ancora di più in contesti come quello di Milano, di grandi città come Milano. Vi vedete il tempo uno dell'età a cui si fanno i figli, mentre in passato l'età media della maternità è sempre stata inferiore ai 30 anni, adesso è sempre più comune invece fare i figli dopo 30 anni, e vedete come la curva sia in continua crescita, in continuamento, quindi questo processo di partecipazione, questa
postponement transmission è in corso, continua a essere in corso, è particolarmente rilevante, ma in città come Milano sono però città in cui alcuni comportamenti sono molto più simili a quello che si vive in altre aree più avanzate a livello europeo. Quindi la Partnership Revolution a Milano, in qualche modo, prima che nel resto d'Italia, più vicina a come è stata vissuta in altri paesi, si è prodotta. E un esempio molto netto, molto chiaro, è quello dell'indicatore della percentuale di nati al di fuori del matrimonio, quindi di figli che si fanno senza essere sposati. In passato c'è uno stigma sociale ad avere figli senza essere sposati, lo era sicuramente per la generazione zero, lo era anche per i baby boomers, è stato in parte anche per la generazione X, non per la generazione X di altri paesi e non per la generazione X di alcune realtà più avanzate del nostro paese come Milano. Infatti vedete, mentre in Italia la crescita delle nascite fuori dal matrimonio è un fenomeno molto recente, che inizia a metà degli anni 90 in poi, quindi inizia più con la generazione dei millennials che con la generazione X, Milano anticipa questo cambiamento e lì vedete come la crescita inizi ben prima e si comprende progressivamente in aumento, che adesso ormai interessa quasi un bambino su tre nasce comunque al di fuori del matrimonio, cosa completamente del tutto impensabile nelle generazioni precedenti. Ed arriviamo ai millennials, siccome il tempo è scaduto cerco di liquidare più velocemente la parte più interessante di questa relazione, ma magari poi ci torniamo con le domande. I millennials chi sono? Sono la generazione che compie 18 anni dal 2000 in poi, cioè quella che entra in età adulta nel nuovo millennio, e quindi con tutti i cambiamenti che ci sono stati in questo passaggio. Ovviamente molti dei cambiamenti riguardano la loro fase infantile adolescenziale, perché già abbiamo insistito varie volte su quanto sia importante il clima e le condizioni e le opportunità che si vivono nell'età infantile, nell'età adolescenziale, durante la socializzazione. Bene, questa è una generazione che nasce in un mondo completamente diverso da quelle precedenti. È già caduto il muro di Berlino, o comunque cade prima ancora che loro siano consapevoli nell'analizzare la realtà che gli sta davanti. Quindi non c'è più il blocco dei paesi sovietici rispetto al... C'è la possibilità, quindi c'è la globalizzazione che inizia quindi ad essere sempre più rilevante, c'è la possibilità di viaggiare liberamente praticamente in tutto il mondo con costi sempre più contenuti, c'è la rivoluzione digitale, c'è tutta una serie di cambiamenti che loro interpretano e vivono come prima generazione e sicuramente introiettano molto di più, molto meglio rispetto alle generazioni precedenti. Questo ovviamente fa la differenza e gli dà quel carattere di diversità nell'affrontare il linguaggio del proprio tempo, nel utilizzare il modo giusto per riconoscere la realtà, per dare risposta alla realtà e per relazionarsi con le trasformazioni in atto che le generazioni precedenti non riescono ad avere in una stessa modalità. Però è una generazione che si scontra con tutte le difficoltà di questo periodo storico e quindi con un mondo invece in cui per i giovani le opportunità sotto alcuni punti di vista si restringono, soprattutto in alcuni paesi, ad esempio l'Italia è senz'altro uno dei paesi in cui con l'entrata nel nuovo secolo le opportunità veramente di lavoro, anche di autonomia, di realizzazione per una generazione sono andate restringendo, cioè, tant'è che si parla appunto di decennio perduto, di generazione perduta. Ovviamente poi c'è la crisi economica che ulteriormente ha inciso. Quindi questa è una generazione che avrebbe avuto una voglia di dimostrare al mondo quanto voleva, che aveva una forte fiducia in se stessa, che però, quindi più che partire da dire, aspettative elevate, è una generazione che voleva dimostrare di essere diversa dalle generazioni precedenti e di dimostrare, ma soprattutto non tanto come la generazione X che voleva dimostrare agli altri quanto si valeva, ma i millennials vogliono dimostrare a se stessi, prima di tutto, quanto vanno. Ed è quindi una generazione che non è tanto, che non, quando pensa al lavoro, a differenza della generazione X, non pensa al lavoro come qualcosa che consente di ottenere prestigio sociale, di arricchirsi,
di fare carriera, di dimostrare agli altri, di quindi poter guidare poi il macchinone, di permettersi cose che gli altri non possono permettersi, che era molto invece della retorica del Milano da bere, eccetera. È una generazione invece che ha voglia di cambiare il mondo, di cambiarlo mettendolo in sintonia con il proprio modo d'essere, con il proprio linguaggio, ma che finora non è riuscita a farlo e quindi si è trovata in qualche modo imbrigliata rispetto invece a questa voglia come generazione non individuale di produrre trasformazione e cambiamento. È una generazione che ha altre caratteristiche salienti, che la differenziano anche da altre realtà. I millennials, ad esempio, negli Stati Uniti sono una generazione molto consistente dal punto di vista demografico, cioè è una delle generazioni demograficamente più rilevanti, quindi anche il peso elettorale è molto consistente. È stato anche quello che ha consentito a Obama di vincere le elezioni. Il voto di under 30 è stato qualcosa che ha fatto la differenza. In altri paesi invece questa generazione invece è al contrario, è la generazione meno consistente della storia di quel paese, in particolare in Italia. Qui avete la mappa dell'Europa con le varie intensità di colore in base al gradiente della percentuale di under 25 sul totale della popolazione, e vedete come l'Italia sia più sbiadita, il che evidenzia che appunto l'aspetto demografico di essere di meno. Quindi è una generazione che fa più fatica anche a produrre cambiamento, non solo perché si trova con, se volete, una società che è stata a lungo gerontocratica, che è stata bloccata dal punto di vista della mobilità sociale, che non ha consentito di creare opportunità nel mercato del lavoro, ma su cui anche il proprio potere elettorale, il proprio peso di massa critica e di azione è stato in parte depotenziato anche dal punto di vista del peso quantitativo. Su questo in realtà bisognerebbe argomentare un po' meglio, ma sicuramente questo è un aspetto rilevante che va preso in considerazione. In alcuni contesti il peso demografico non solo è più basso rispetto ad altri paesi, ma in città come Milano è ancora più basso. Cioè lo squilibrio tra vecchie generazioni, soprattutto quelle del baby boom, che sono quelle più consistenti, e i millennials è ancora più forte. Qui avete le curve della popolazione dell'Italia da 0 fino a 100 anni in Veneto, la popolazione della Lombardia in verde e quella di Milano tratteggiata. E quindi riuscite a vedere le differenze relative di peso tra le varie generazioni, no? E si vede in maniera, vediamo se riusciamo, quindi vedete la generazione del baby boom nata negli anni, a fine anni 50, inizio anni 60, quella più rilevante, si vive sempre più a lungo, quindi sta crescendo sempre di più la popolazione in età anziana, mentre il crollo delle nascite dall'età degli anni 70 in poi ha prosciugato progressivamente proprio gli anni 30, vedete. E questo ancora di più una regione nel nord Italia, e questo ancora di più la città di Milano. Quindi se noi andiamo a guardare la città di Milano, è ancora più povera rispetto al contesto italiano di giovani, di quelli che sono in senso proprio i giovani, che sono gli under 25, quelli che hanno tra i 16 e i 24 anni sono i veri giovani, poi sono i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, ma anche questa è una distinzione che richiederebbe un po' di approfondimento. Salto tutto un aspetto anche di difficoltà a interpretare questo cambiamento anche dal punto di vista concettuale e terminologico, cioè ve lo butto lì come stimolo. Cioè noi non abbiamo, è così nuovo nella storia il fatto che le nuove generazioni, che i giovani si siano ridotti demograficamente così tanto, che non abbiamo nemmeno un termine sul vocabolario per indicare questo processo. Cioè se voi prendete una popolazione e avete una popolazione in cui aumenta il peso delle generazioni più anziane, si parla di invecchiamento della popolazione, perché aumenta più anziana. Se aumentano i giovani, la popolazione ringiovanisce. Cosa succede invece se diminuiscono i giovani? Cioè come si chiama un processo all'interno del quale la popolazione giovanile via via progressivamente si riduce? Non c'è, non esiste questo termine, non era dato nel passato pensare a un processo di questo tipo, tant'è che non esisteva nemmeno un termine per poterlo indicare. Un processo in cui si riduce progressivamente la presenza dei giovani nella popolazione e quindi nella società, e quindi nell'economia e quindi nel loro peso politico. Non c'è un termine. Tant'è che abbiamo dovuto inventarcelo anche provocatoriamente, l'abbiamo chiamato degiovanimento, quindi per dargli questa idea di contrapposizione. Perché altrimenti se non si indica questo processo,
con un suo nome specifico, si rischia anche di sottostimarne le implicazioni e di capirne le implicazioni e quello che produce come cambiamento. Tant'è che se voi andate a leggere i rapporti dell'Istat, quando l'Istat deve dire che la popolazione italiana ha una riduzione di giovani, usa lo stesso termine che utilizza per dire che c'è un aumento di anziani, cioè parla comunque di invecchiamento della popolazione. Ma voi quando parlate, se parlate con qualcuno di invecchiamento della popolazione, l'idea va subito al fatto che aumentano gli anziani e che cosa bisogna fare quindi in una società in cui aumenta il numero di anziani. Ma nessuno si chiede che cosa succede in una società in cui si riduce il numero di giovani e quali sono le conseguenze e le implicazioni e come quindi gestire queste conseguenze e queste implicazioni. Vado verso la conclusione. Assieme a queste trasformazioni ci sono altre trasformazioni rilevanti da vari punti di vista, sia demografico, sociale, economico, eccetera, che stanno riplasmando, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, non solo il rapporto di forza delle generazioni, ma anche proprio la composizione delle generazioni. E sicuramente c'è un aspetto rilevante che è quello anche della crescita, dell'impatto dell'immigrazione e quindi la componente delle seconde generazioni all'interno della generazione dei millennials. Quindi i millennials sono la prima generazione veramente multiculturale, cioè che si è la prima con cui già quando studia nelle scuole elementari, medie, eccetera, si confronta con coetanei che sono anche di provenienza diversa e che quindi è costretta positivamente, se gli si danno gli strumenti adeguati, a confrontarsi a dover formarsi delle competenze multiculturali. Ma è questo tanto più vero perché è anche una generazione che viaggia molto nel mondo, che è abituata a confrontarsi grazie a internet con i coetanei in qualsiasi parte del mondo, ma anche a viaggiare molto. E quindi queste competenze culturali, questa visione di essere una generazione senza confini, è qualcosa che introiettano fortemente e che quindi li caratterizza in maniera consistente. Ovviamente ancora di più in città come Milano, qui avete la percentuale, prima vedevamo la percentuale di nascite fuori dal matrimonio che è cresciuta moltissimo e che ha valori molto più elevati a Milano rispetto al resto d'Italia, molto più vicini agli altri paesi europei, lo stesso vale per la percentuale di nati con almeno un genitore straniero. Ormai siamo arrivati a oltre il 35% di nati a Milano con almeno un genitore straniero, che è quindi un valore ovviamente particolarmente rilevante, cioè più di uno su tre ha almeno un genitore non italiano. Una fase quindi di grande mobilità, di grande trasformazione, di grandi spostamenti, di mobilità sia per entrata sia per uscita, è la generazione degli expat, quindi della generazione che è abituata quindi a vedere le proprie opportunità non solo sotto casa ma in tutto il mondo e quindi ad aprirsi il mondo, a viaggiare molto, a cercare anche altrove. Tant'è che si parla molto, c'è molta retorica della fuga dei cervelli, ma questo diventa uno stereotipo che non ci aiuta a capire invece alcuni aspetti importanti di questo processo e di come viene vissuto dalla nuova generazione, che è invece un processo che apre anche molte opportunità, perché è dato alcuni aspetti salienti di come vivono i millennials la propria condizione e quali sono le loro sensibilità. E non solo aumentata la possibilità quindi per loro di spostarsi facilmente, ma anche c'è un aumento del desiderio della popolazione di interagire con altre culture diverse, di fare esperienze nel mondo, di avere un campo d'azione molto più aperto rispetto ai confini territoriali che questa generazione ha proiettato, e c'è appunto un'aumentata consapevolezza che viaggiare, confrontarsi sia comunque qualcosa che arricchisce. E quindi arriviamo alla slide conclusiva, che in realtà dovrebbe essere stata quella centrale su cui concentrare un po' tutte le nostre riflessioni, perché va al nodo attorno a cui insomma abbiamo ragionato, o comunque tutto qui abbiamo creato le premesse per arrivare a una riflessione comune, e non a caso quindi chiudo con questa perché è una slide aperta, cioè fa parte di una riflessione che dobbiamo fare per capire come ripensare il concetto stesso di cittadinanza, di appartenenza a una comunità, a una città, soprattutto a una grande città. Allora, imposto alcune cose perché se possibile mi interesserebbe un confronto con voi proprio su questi aspetti, quindi lasciandoli proprio aperti. Allora, io partirei da una premessa: la principale ricchezza di una città sono i suoi abitanti, perché sono allo stesso tempo sia produttori che destinatari di benessere, quindi l'idea è
Tra l'altro, un modello di sviluppo che dobbiamo ripensare, che se vogliamo ripensare alla crisi anche come opportunità, dobbiamo ripensare anche cosa vuol dire crescere. Crescere, dal mio punto di vista, vuol dire mettere gli abitanti, i cittadini, nelle condizioni di fare di più e meglio in futuro rispetto ad oggi. Quindi creare oggi le condizioni perché si possa fare meglio e di più in futuro. Quindi poter trasmettere alle nuove generazioni la possibilità di fare ancora. E quindi questo vuol dire allargare il concetto di benessere oltre ovviamente a quell'aspetto, un aspetto più economico, ma questo appunto, come sapete, è un dibattito molto più ampio. Questo vuol dire quindi leggere anche in maniera non scontata e diversa dal passato il rapporto tra welfare e crescita. E questo è un punto centrale, è fondamentale trovare un nuovo modo di leggere il rapporto tra welfare e crescita. Perché quando noi siamo riusciti a declinare bene welfare e crescita, noi abbiamo creato il boom economico dell'Italia degli anni 60. Quello che abbiamo sbagliato è pensare che quel binomio, come l'abbiamo letto allora, potesse andare sempre bene. E non abbiamo quindi riadattato ai cambiamenti e alle trasformazioni in atto. E quindi adesso ci stiamo portando dietro qualcosa che funzionava bene in passato, ma che adesso non funziona più, e che dobbiamo in qualche modo reinventare, ma sempre nel modo strategico tra welfare, per produzione quindi di strumenti che consentono ai cittadini di essere, stare assieme e fare di più, e creare benessere e sviluppo comune. E su tutto questo, fare meglio assieme, c'è il binomio innovazione e inclusione che diventa centrale nel ripensamento di una città che vuole appunto creare un modello di sviluppo che la rilanci rispetto appunto e che declini in modo diverso la propria ambizione di sviluppo rispetto al passato. Bene, se gli abitanti sono produttori e destinatari di benessere, bene, questi abitanti, cioè chi produce benessere e chi innova e chi rende vitale una città, sempre meno coincide con i residenti cittadini italiani di quella città. Questo poteva valere in passato, adesso vale sempre di meno. Cioè le condizioni di vitalità di una città, di produzione di innovazione e di produzione di benessere, sempre di meno, che sono prodotti dai cittadini stessi, sempre di meno questi cittadini coincidono con quella componente lì. E sempre di più invece vanno ripensati. Vi faccio due esempi di quanto sono importanti alcune componenti e di quanto, se noi non riusciamo a includerle in maniera adeguata all'interno del processo di sviluppo, ci perdiamo qualcosa di sempre più rilevante. Sono le seconde generazioni, che sono residenti ma che non sono cittadini, sicuramente non cittadini italiani, anche se adesso si sta ripensando al concetto di cittadinanza per le seconde generazioni, e quindi cosa vuol dire che l'indicazione è questa, invece quanto sia importante già nella fase di socializzazione, che abbiamo detto, cioè qui nel dibattito sulla cittadinanza delle seconde generazioni, cioè dei figli immigrati, quelli che si oppongono con argomenti di vario tipo non hanno per nulla presente quello che è stato il filo comune che abbiamo utilizzato nella riflessione di oggi. Cioè quanto sia importante le aspettative, gli atteggiamenti e le condizioni che si vivono durante l'infanzia e l'adolescenza. Quindi se in quella fase della vita le seconde generazioni, i figli di immigrati si sentono inclusi, si sentono partecipi, si sentono cittadini pienamente, si sentono nella stessa condizione dei propri coetanei, sentono di essere in un contesto che li valorizza, che li riconosce soprattutto, ecco, stiamo investendo su qualcosa che effettivamente diventa una risorsa importante per la città e la fa crescere in senso positivo. Se invece questa sfida la perdiamo, rischiamo invece di creare non un modello di inclusione, ma un modello appunto che poi rischia di avere costi sociali in altri. Mentre un altro caso interessante è quello degli studenti fuori sede, che sono cittadini italiani molto spesso, anche se sempre di più Milano attrae anche cittadini e studenti stranieri, ma che non sono residenti, e però noi potremmo sempre di più volere e poter includere nei processi culturali, sociali, economici della città. Vi dico solo una cosa, poi chiudo qui perché mi sono preso troppo tempo. Avete visto prima, lo chiudo con un dato demografico, avete visto prima come se noi guardiamo solo ai cittadini residenti a Milano, e i giovani siano la fascia meno consistente di tutta la popolazione.
Cioè noi addirittura abbiamo meno diciottenni che ottantenni a Milano. Cioè questa è una cosa che dovrebbe far riflettere bene. Cioè siamo diventati una popolazione Milano che ha più ottantenni che diciottenni. Ha un senso questa cosa, può reggere questa cosa, ha delle implicazioni questa cosa, ce lo siamo chiesti. Bene. Però, attenzione, se noi la fascia dei giovani tra i 16 e i 24 anni non prendiamo solo i residenti a Milano, ma prendiamo anche gli studenti universitari che appunto studiano a Milano, che vivono a Milano, che sono attivi nel contesto milanese, bene, quella fascia lì diventa da quella meno consistente dal punto di vista demografico ad essere quella più consistente e più rilevante dal punto di vista demografico. Quindi vuol dire che possiamo ribaltare completamente la possibilità che Milano abbia una risorsa vitale, forte, che si sta formando, che forma capitale sociale, capitale umano, che può arricchire e arricchirsi nel vivere Milano e nell'essere, sentirsi parte attiva dei processi di sviluppo culturali della città, se noi riusciamo ad includerle nel modo più pieno possibile. Questo sia che decidano poi di rimanere a Milano, ma sia anche quello di andare altrove. Perché attenzione, in questa visione diversa del senso di appartenenza alla città, che passa dalla residenza ai flussi e quindi alla possibilità di essere parte anche temporaneamente, una parte della vita all'interno della città, quindi entrare, vivere e uscire, si passa anche da un'idea di non solo di residenza stanziale a flusso, ma anche da un superamento in parte dell'idea di confine per dare sempre più peso invece all'idea di rete, che vuol dire che se noi formiamo del capitale umano che diventa anche capitale sociale a Milano, questo persone, questo capitale formato, se noi gli diamo un'impronta riconoscibile e un legame forte con la città, anche quando andrà a vivere altrove si sentirà parte della città in un mondo globalizzato in cui si può continuare a vivere e a sentirsi parte della città pur vivendo altrove e potendo tornare o creare punti di collaborazione, far arrivare investimenti e far diventare Milano comunque una città aperta al mondo, che ha le sue antenne in giro per il mondo e ha il suo capitale umano che va a seminarsi in tutto il mondo e ha come punto di riferimento una città che, di cui ha l'orgoglio di appartenere a qualsiasi livello, non semplicemente per nascita, ma perché si riconosce in una parte di sé che si è formata in quel contesto, che ha vissuto in quel contesto e che vuole continuare quindi a essere parte attiva di crescita culturale, sociale ed economica di quel contesto. Mi fermo qui, grazie.